Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Eccomi tornata con un nuovo video. Questo sarà un video haul, anzi un video mega haul, sui miei ultimi acquisti fatti molto recentemente, cioè ieri. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito. Allora, come prima cosa vi mostro il mio unico acquisto beauty. Appunto, ieri sono andata da Sephora e ho voluto provare queste maschere famosissime, molto nominate proprio qui su YouTube. E ora ve le mostro. Allora, ecco qua. Allora, sono queste due. Questa che è la maschera in tessuto al tè verde, che è appunto opacizzante e anti-imperfezioni. Questa qua è purificante, è famosissima qui su YouTube, quindi l'ho voluta provare e costa solo 3,90 euro, quindi non è un prezzo eccessivo. Mentre quest'altra è una novità in casa Sephora ed è questa maschera monodose, sempre al tè verde, quindi sempre opacizzante, anti-imperfezioni e purificante. E questa, appunto, questa va lasciata, cioè va messa sul viso la sera, va lasciata agire tutta la notte e la mattina dopo al risveglio va rimossa normalmente. Mentre questa qua va applicata sul viso, lasciata agire per 15 minuti e poi va rimossa normalmente. Queste qua sono curiosissima di provarle. E mi hanno dato poi anche un campioncino del nuovo profumo di Valentino per donna, questo. Qua, vedete, sono curiosissima di provarlo. Questo poi procedendo con gli acquisti invece, allora, come prima cosa vi mostro quello che ho comprato da The Zenith. Allora, questo l'ho indossata già ieri sera perché mi serviva, non ce l'ho fatta ad aspettare. Ed è una semplicissima magliettina nera, manica lunga, girocollo normale. L'ho pagata 8-9 euro, ora non ricordo precisamente. Questa la cercavo da un po' di tempo perché io trovo comodissime queste magliette, proprio nel periodo autunnale e soprattutto nel periodo invernale, da mettere sotto magari a qualche blusa più leggera oppure a qualche maglioncino a mezze maniche, come ho fatto proprio ieri sera. Ora vi farò vedere perché ho indossato tutte cose nuove. E comunque, oppure comunque sotto qualche vestitino, qualche maxi pull, magari a giro maniche, mezza manica. La trovo comodissima. Tra l'altro l'ho indossata ieri ed è comodissima e molto calda, quindi assolutamente un ottimo acquisto. E penso di ritornare da The Zenith a prenderne altre anche di un altro colore perché mi sono trovata benissimo. Poi, come altro acquisto, procedendo, vi mostro quello che ho comprato da Piazza Italia. Ed è questo maglioncino che ho indossato ieri proprio abbinato a quella magliettina di The Zenith. Ed è questo maglioncino di Piazza Italia che ho pagato 17 euro, 16,95 euro, e mi è piaciuto tantissimo. È stato amore a prima vista perché, allora, prima di tutto lo vedo proprio molto invernale, natalizio, comunque proprio invernale, autunnale, proprio da quel senso di calore mi piace tantissimo. Allora, è questo grigio chiaro con tutti questi lurex ton su ton che mi piacciono tantissimo. Poi questo, insomma, materiale un po' pelosetto che mi piace tanto, ha la mezza manica ed è corto, quindi va bene pure sui pantaloni a vita alta o sulle gonnelline perché arriva proprio giusto alla vita, insomma. Mi piace tantissimissimo. Tra l'altro io l'ho messo ieri sera abbinato a quella maglietta ed è caldissimo e comodissimo, mi sono trovata molto bene, mi piace tanto questo. Poi invece, allora, andando avanti, vi mostro tutti i miei acquisti di H&M.
fatto davvero pazzie ieri da H&M. Allora, vi mostro. Prima tutti i pantaloni. Ho comprato questo pantalone che ho messo proprio ieri, appunto abbinato con il maglioncino di Piazza Italia e con la magliettina di The Zenith. Devo dire che questo è comodissimo, era un outfit molto comodo e particolare e questo pantalone era davvero comodissimo e aveva una vestibilità bellissima. Infatti, allora, scende dritto, normale, nero e ha la vita alta, però non ha, cioè, diciamo, è il modello Jeggings, nel senso appunto è molto 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 aderente, è un pantalone normale, non è assolutamente un leggings o cose simili, però è molto molto aderente, come vedete ha, cioè, diciamo, ha l'elastico in vita, la vita elastica, non ha bottoni o quant'altro. E mi piace tantissimo, è comodissimo, è una vestibilità stupenda e molto aderente. Questo. Ah, e questo l'ho pagato 15 euro, quindi un prezzo che non è neanche chissà quanto esagerato. Poi ho comprato quest'altro pantalone, vedete, questo l'ho pagato sempre 15 euro. Ed è un jeans, scende dritto, normale, è grigio chiaro e ha questo degradé molto molto bello, mi piace tanto. E appunto pure questo è molto, cioè, sì, molto aderente, ha la vita alta, pure più alta di quello nero. E mi piace davvero tanto tanto tanto, vedete, questo c'è il bottone, la cerniera normale. E ha una vestibilità stupenda, come tutti i pantaloni di H&M, mi trovo benissimo. Un modello che mi piace tantissimo è questa vita alta che mi sta piacendo davvero tanto. Infine, come ultimo pantalone, ho comprato questo jeans. Vedete, questo jeans blu chiaro. Sì, pure scende dritto, normale. Allora, H&M aveva davvero tantissimi modelli di pantalone, di jeans, diciamo con la vita alta, con la zampa d'elefante, tutte le nuove tendenze ce le aveva, quindi se vi serve un pantalone andate a dare uno sguardo perché aveva davvero i pantaloni per tutti i gusti, tutti i modelli, tutti i colori, tutte le taglie, quindi davvero era fornitissimo. Io però non ho voluto provare pantaloni a zampa d'elefante o quant'altro perché mi stanno piacendo tanto quelli a vita alta, quindi mi sono concentrato un attimo su quel modello. Allora, questo è un jeans che ha la vita alta, molto alta, tra i tre quello che ha la vita più alta, vedete, si chiude qua normalmente con il bottone e la cerniera. Scende dritto, mi piace tantissimo, pure questo ha una bellissima vestibilità ed è comodissimo, quindi questo l'ho pagato addirittura solo 10 euro, quindi assolutamente un affare e non potevo lasciarlo lì, questo qui. Poi, andando avanti, ho comprato, mi cade sempre tutto, allora, ho comprato questo maglioncino stupendo. Allora, pure questo, come vedete, è lurex. Allora, è blu scuro con questo lurex molto brillantinato, appunto, questo simil glitter, sempre blu più chiaro, quindi ton su ton, molto bello, non so quanto si vede. Tra l'altro c'ha tutte queste costine, a me piacciono tantissimo i maglioncini con queste costine sottili. Poi è più corto avanti, più lungo dietro, mi piace tantissimo. Tra l'altro, pure questo ha una vestibilità molto bella. Io lo trovo molto versatile da mettere sia su un pantalone o su un jeans, e sia magari su una gonnellina più particolare. Mi piace tantissimo questo qua. E tra l'altro, è pure bello caldo, cioè va bene sia per questo periodo autunnale, sia per quello invernale, magari con una magliettina sotto, però comunque è bello caldo. E questo l'ho pagato 19,99, quindi 20 euro, però ne vale assolutamente la pena. Tra l'altro, vedete, c'ha qua questa, le maniche con questo, diciamo, spacchetto molto particolare, entrambe le maniche. E vedete. E questo è ripreso anche qua sulla maglietta, sui fianchi, insomma, è molto bello. Poi ho preso questa t-shirt troppo bellina,
Davvero bella, è grigia con questo cuore grande glitterato rosso e queste due frecce, diciamo il classico cuore di Cupido degli innamorati, però è troppo bellina, la trovo molto sfiziosa e per questa molto versatile. Io ho preso una M perché la volevo comunque più larga da mettere proprio sui jeans o sui pantaloni, per essere molto comoda, pure per andare all'università oppure per un'uscita più tranquilla. Però comunque devo dire che la vestibilità e il modello mi piacciono tantissimo, questo qua. E questa l'ho pagata 14,99, quindi 15 euro. Però davvero, secondo me, la posso sfruttare benissimo, sia ora nel periodo autunnale con una felpa sopra, cioè con una giacca magari felpata o normale sopra, e sia in quel periodo più invernale con un lupetto, oppure benissimo anche con quella magliettina di The Zenith con la manica lunga. Mi piace tantissimo questa. Poi, come ultimo acquisto di abbigliamento da H&M, ho comprato questa blusa che tra l'altro è lo stesso modello di questa blusa che indosso ora, vedete? Così. E quindi io, visto che questa l'ho comprata l'anno scorso, mi sono trovata benissimo, l'ho sfruttata tantissimo perché è molto comoda, ha una vestibilità molto bella, scende molto bene, insomma, mi piace tanto. E tra l'altro pure questa può essere sfruttata benissimo sia ora sia nel periodo invernale con un qualcosa sotto, sia addirittura pure nel periodo primaverile, quindi le trovo molto versatili. Tra l'altro questa l'ho pagata solo 10 euro, quindi non potevo lasciarla lì, e mi piace tantissimo. Questa qua, a differenza di quella che indosso, è pure un po', vedete, vedete, più corta avanti, più lunga dietro. Mi piace tantissimo questo tipo di modello. Ah, no, l'ho pagata solo 7 euro, scusate, quindi figuratevi se potevo lasciarla lì. Ed ha tutte queste fantasie particolari, un po' quasi geometriche, insomma, ed è sempre sui toni del nero e del grigio. Mi piace tantissimo questa qua. Poi, sempre da H&M ho comprato il mio, io ho un nuovo amore ora e sono i mocassini. E appena ho visto questi me ne sono subito innamorata. Sono questi qua, così, vedete. Allora, sono col nero di vellutino e pure un po' di tacchetto sotto. Mi piacciono tantissimo. Tra l'altro costavano solo 13 euro, quindi per un paio di mocassini è davvero un prezzo super irrisorio, insomma, super accessibile. Piacciono tantissimo questo vellutino nero da mettere pure sotto le gonnelline, vestitini, oppure con un pantalone un po' più elegante. Mi piacciono davvero tanto tanto. E infine ho comprato un accessorio, ho comprato una collanina che mi piaceva tantissimo e che ho pagato solo 3 euro, quindi assolutamente non potevo lasciarla lì perché per questo prezzo, che è una sciocchezza. Vedete questo filo sottile, diciamo dorato, con questo cerchietto alla fine. Mi piace tantissimo, la trovo super finissima, molto fine, elegante, bella, e comunque sopra una camicia, sopra una magliettina, un vestitino, mi piace tanto perché dà quel tocco in più, però sempre molto fine, elegante, mi piace tanto tanto. Poi invece, passando a Tiger, e non potevo non passare da Tiger come ultima tappa, allora vi mostro cosa ho comprato. Allora, come prima cosa, ho comprato questa, che è questa cassettiera piccolina, mi piace tantissimo. Ha tutti questi cassetti, vedete, questi tre più piccoli, questo sotto più lungo, magari per le collane o gli orologi, questo più alto e profondo, e quest'altro più piccolino. Allora, come vedete, ho queste, diciamo, maniglie per aprirla a forma di cuore, molto bella, e poi ha questo. Sì, colori sul rosa, sul bianco, diciamo tipo come se fosse marmo, tra virgolette. Mi piacciono davvero tantissimo, mi piace davvero tantissimo. E quindi, visto che sto cambiando un po' delle cose nella camera, ho detto no, la devo prendere questa qua. E tra l'altro questa l'ho pagata solo, se trovo lo scontrino,
l'ho pagata solo 4 euro, quindi davvero una sciocchezza. Poi ho comprato questo set di candele, bellissimo, tra l'altro 4 candele, le ho pagate solo 3 euro. Queste candele profumate al gelsomino, questo odore fortissimo, proprio di pulito, di fresco, mi piace tanto tanto e quindi ho detto, cioè, non potevo lasciarle lì, insomma. Le provo, vi farò sapere come mi sono trovata queste qua. Poi, vabbè, ho comprato questo set di stampelle. Allora, queste sono 5 stampelle pagate solo 2 euro. Sono molto semplici, però sono sottili, 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 che quindi, diciamo, fanno una funzione di salvaspazio, tra virgolette, nell'armadio, perché davvero occupano pochissimo spazio e sono belle grandi, quindi ci posso mettere molti pantaloni, vestiti, insomma, e le trovo molto molto comode. E poi ho comprato queste qua, che invece sono 3 stampelle, le ho pagate 3 euro, però sono particolarissime, sono di vellutino, quindi non fanno scivolare i pantaloni o le gonne, cioè no, le gonne no, però insomma i vestiti che si mettono sopra. Tra l'altro ha questo cuore enorme, questo rosa. Bellissimo questo rosa shock, mi piace davvero tanto tanto questo qua. Poi ho preso questa calcolatrice troppo bellina, a forma di fragolina, bellissima, e l'ho pagata solo 2 euro per una pizzoseria che non potevo lasciare lì assolutamente, questa qua, e è sempre comodo avere una calcolatrice in più. E infine ho comprato, vabbè, queste caramelline perché sono all'eucalipto e io nel periodo invernale le uso, cioè le mangio in quantità industriali perché appena c'è un po' di vento, un po' di freddo, diciamo, ho la gola subito arrossata, quindi queste caramelline sono la mia salvezza. Queste qua le ho pagate tipo 50 centesimi l'una, quindi davvero una bazzecola. Bene ragazzi, questi sono tutti i miei acquisti. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi miei acquisti, cosa ne pensate della nuova moda autunno-inverno. Io vi mando un... Ah, se volete essere sempre aggiornati sui nuovi video, iscrivetevi al mio canale. Io vi mando un grosso bacio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!